Ragazzi miei, buongiorno. Sono mancato da un po' e vi chiedo scusa, ma questa assenza è dovuta al video di oggi. Ragazzi miei, finalmente la nostra piccola casetta è pronta per il suo reale lavoro. Adesso voi vi starete chiedendo: ma Nazzi, che cacchio ci devi fare con questa casetta qua? La sposti, non la sposti, dove la porti? Tanti di voi hanno pensato che sarebbe diventata una casetta su quattro ruote. Non è così. Comunque verrà utilizzata per uno scopo molto ma molto bello. Quindi a cosa servirà questa struttura che ho costruito? Perché ha questa forma? Perché non ha il bagno? Perché non ha il lavandino? Che me l'avete chiesto in tanti. È arrivato il momento di spiegarvi un po' di cose. Prima di spiegarvi il tutto, però, vi mostro qualcosina perché ci sono stati dei miglioramenti in questi giorni. Praticamente ho migliorato la serratura della nostra porta, rinforzandola con questo pezzo di metallo, ed è stata migliorata anche la nostra porta, che aveva qualche piccolo difetto. È stata migliorata anche la finestra. Praticamente, ve lo faccio vedere. Eccoci qua. Ho messo queste nuove cerniere interne, come avete consigliato voi, è chiusa dall'interno abbastanza bene, non si apre. E poi, praticamente, ho ascoltato un vostro consiglio che mi avete dato riguardo le grondaie. Avevamo deciso di non metterle più, avevo deciso di non metterle più, ma di alzare leggermente la base del nostro tetto per evitare che l'acqua andava a finire sulla struttura. Però, diciamo così, è un po' bruttina. E quindi ho comprato dei tubi di plastica, li ho tagliati a metà e li ho decorati, verniciati con un colore color rame. Eccole qua, quindi sembrano proprio delle grondaie di rame, più o meno, la consistenza è diversa, però ci sia. Detto questo, passiamo alle cose serie. Buongiorno, come prima cosa ho iniziato già a svuotare la nostra struttura e a prepararla per lo spostamento. Ho deciso di togliere tutto perché ho bisogno di alleggerirlo un po', ma anche perché sicuramente per lo spostamento il tutto potrebbe volare a destra e a sinistra. Molti di voi sanno, per chi mi segue da tantissimo tempo, che principalmente non mi sono mai occupato di legname, ma diciamo questa cosa del legno è entrata durante la quarantena quando sono rimasto bloccato in Valtellina nel bosco per 75 giorni. Prima di questo, il mio obiettivo primario è stato quello di percorrere tutto il perimetro italiano completamente a piedi. Ci sono riuscito, ci abbiamo messo un po', però ce l'abbiamo fatta e durante questo cammino mi sono trovato molte volte ad essere ospitato nelle case di alcune persone, di alcuni viaggiatori che comprendevano e accettavano quello che io stavo facendo nella mia vita. Quindi ho pensato, una casetta l'abbiamo a Chiuro, dove comunque viene già utilizzata, viene curata dalle persone del posto. Posso non costruire e non posizionare una casetta qui nel mio paese, a San Nicandro Garganico? E quindi, ragazzi miei, questa bella casetta a forma di botte resterà qua nel mio paese a San Nicandro Garganico e la sua utilità sarà per i viaggiatori. Chiunque viaggerà e passerà da questa parte, chi a cavallo, chi a piedi, chi in biciclette, motociclette, che ne sacci, potrà utilizzare questa struttura per dormirci all'interno e per passare tutte le notti che vorrà nel nostro paesino. È una cosa che a me farebbe tanto, tantissimo piacere, perché è una cosa che mi ricorda il viaggio scorso, è una cosa che sicuramente sarà molto utile perché avendo viaggiato per tantissimo tempo so cosa vuol dire riuscire poi a dormire in una casetta, in un luogo comodo con un bel letto, un cuscinino e la luce e tutto il resto. Ecco svelato il segreto di questa struttura perché è stata costruita e a cosa servirà. Ovviamente è anche una struttura turistica, quindi se volete venire a vederla, se volete lasciarci una dedica all'interno, potete farlo senza problemi, ragazzi miei. Eccola qua, sono felicissimo perché finalmente è finita quasi. E spero vivamente che sarà utile per tante persone. Ora, prima di spiegarvi perché manca il bagno, perché manca il lavandino ed alcune cose, direi di metterci subito al lavoro perché a breve verrà un camion che la solleverà. Spero, ragazzi miei, che non si rompa niente perché secondo me qua due sono le cose: o la rompiamo o riusciamo a fare quello che deve essere fatto. E quindi direi di alleggerirla un altro pochettino e di prepararla per il decollo. Mettiamoci al lavoro. Allora, ci siamo, ci siamo.
Signori, la struttura è stata alzata. Mamma mia, l'ho alzata di 10 centimetri, dovrebbe bastare. Adesso non mi resta che dare una pulita e aspettare che arrivi il nostro camion, la nostra gru, che poi farà il resto del lavoro. Sono soddisfatto. Oh, mazzo, chiari chiaro, no! Allora, il nostro mezzo di trasporto è arrivato, non solo il mezzo, ma è arrivata anche un po' di gente qui pronta a darci una mano. Adesso sta indietreggiando, c'è anche Mastro Sabino e siamo pronti. Siamo stati raggiunti dal nostro caro Gennaro, già presente in alcuni video della nostra azienda da contessa, che ci mette a disposizione il suo camion per alzare la nostra piccola struttura. Ragazzi, speriamo bene. Mamma mia, ho un po' d'ansia. Che spettacolo! Le cinte! Vado io. Ah! Ma fusta ne sopra polpa! Ragazzi miei, ci siamo riusciti. La struttura è sul nostro camioncino e la cosa buona è che non si è rotto assolutamente niente, quindi è abbastanza resistente. Adesso la portiamo a Piazza 4 Novembre dove verrà posizionata, la scendiamo e poi vediamo un attimino come fare per posizionarla all'interno della nostra villa. Speriamo bene. Che carina, che carina! La mia piccolina! Andiamo a flotta! Semi, ci devi cantare una canzone adesso. Ragazzi miei, siamo in macchina, siamo partiti e davanti a noi la nostra struttura. Che, mamma mia, non ci credo che la stiamo trasportando. E insieme a me c'è Semirario, Mastro Sabino e Francesco. Semirario è un cantante, oggi lo utilizzeremo come nostro stereo privato. Perché non hai il CD, quindi Lo so, perdona. Parti! This is mi casa, il tuo sole ti chiama, questa nostra terra si chiama, mi mama tutta la mia gente che mai non si arrende, ti chiama la mi casa. This is mi casa, il tuo sole ti chiama, questa nostra terra si chiama, mi mama tutta la mia gente che mai non si arrende, ti chiama la mia casa. Qui non serve il visto, te lo dico io che ho visto. Visto il grande lavoratore che ripete, io coesisto con un bel contratto a nero. Io che ho fatto l'alberghiero, ma ripeto, il mio stipendio è sempre a zero, sincero. Un grande cantante da valorizzare qui a San Nicandro. Vi lascio il link in descrizione del suo canale. Ragazzi, seguitelo perché è una brutta bestia. Mi ha messo anche a me in una canzone, quindi. Ragazzi, stiamo camminando per strada e ci sono tanti sannicandresi che la guardano e sono felici, hanno una faccia tutta sorridente, quindi sono felice anch'io. Eccoci, eccoci. Ah, ma qui c'è un bambino che ha seguito le dirette. Allora, bene. Siamo arrivati, ragazzi miei. Questa è la villa dove verrà lasciata la nostra piccola casetta. E lì dove c'è l'erbetta sarà il suo posto. Adesso siamo pronti a buttarla giù con la speranza che scenda come si deve. Stiamo cercando di capire adesso cosa fare. Praticamente l'idea è quella di posizionare dei murali sotto
per poi posizionare la nostra struttura sopra, poi prenderla a mano e portarla a mano fino al centro della nostra villa. Adesso stiamo già iniziando a scendere il tutto, eccoli qua. Vai, vai. Ma è valio. Ragazzi miei, la struttura è stata posizionata, praticamente stiamo utilizzando questo sistema a tipo H. Ci abbiamo messo questo legname sotto che verrà preso sia da una parte che dall'altra dalle nostre braccia possenti. Sabino. Siamo più o meno una decina, 12 persone, si sono unite a noi altre persone, c'è anche il grande Michele. E niente, siamo pronti per questo esperimento, ragazzi, speriamo bene, non sappiamo ancora quanto pesa, più o meno 400-500 kg, esageriamo. Quando? 700, veramente, non ce la faremo mai. Ma prova, Liu, ci siamo? Dai che ce la facciamo, ce la facciamo. Proviamo, ragazzi, pronti? Questa qua non ce la fa, non ce la fa. Calma, calmiamoci un secondo. Stiamo soltanto a provare. Vai! Allora, a freddo in assario? Che quasi mi tocca questa nave. Pronti? No. Oh, oh, oh. No. Aspetta, sì, sì. Due. No, no, no. No, no, no. Abbiamo provato ad alzarlo e purtroppo ci sono dei problemi. Non è tanto il peso, perché siamo un sacco di persone e ci riusciamo, ma il problema principale è difficile alzarlo tutti insieme, essere coordinati con una struttura cilindrica. Cosa può succedere se casomai qualcuno alza di più dall'altra parte o gli scappa il legno? Potrebbe iniziare a rotolare e far del male a qualcuno, quindi ci siamo fermati e adesso stiamo aspettando che arrivi il camion grosso che la alzerà e la porterà poi dove deve essere portata. No, raga, guardate come si sta aprendo. Wow. Fattami su! Portami verso l'infinito e oltre! Ok. Allora, riproviamoci! Vai! Ma non so. Nato poco. Verso qui. Boh, no, troppo. Boh, perfetto. Non la bascia. Facciamo. No, dai, di qua, Questo poi da mettere con la e avrei tu, ma giusto. Questo non è per questo parlano prosciutto pa. Mamma mia, signori, che spettacolo, mamma mia, non ci credevo, ma è arrivata fin dove deve essere posizionata
Ed eccola qua. La nostra struttura è al posto dove deve stare. Guardate quanti ne sono venuti senza preavviso. Grazie mille, Michè. Mamma mia, grazie. Sono venuti apposta per portarla qui con i camion. E ragazzi miei, sono felicissimo perché ho avvisato tramite social poche ore prima, pochi minuti prima, e si sono presentate un sacco di persone disponibili per questo duro lavoro. Michele, vuoi dire qualcosa? Nazza, tu sei in moto! Tu sei in moto! È un complimento. Il ringraziamento maggiore va alla nuova edilizia. E grazie mille, Gennà, per questo grande lavoro che ci hai fatto e l'impegno che ci hai messo non solo adesso, ma anche in campagna tempo fa con la nostra struttura. Grazie mille. Ciao, grazie. Arrivati a questo punto, ragazzi miei, sono felicissimo perché finalmente la nostra struttura è nella nostra villa e l'effetto che fa qui dentro è stupenda. Guardatela qua, che spettacolino, mamma mia che bella. C'è ancora tanto da sistemare, nei prossimi giorni verrò a sistemare un po' il tutto. Dobbiamo fare alcune cose all'interno, alcune cose all'esterno, dobbiamo migliorare anche la base della struttura. E adesso vi spiego anche il perché non c'è nel bagno e nel lavandino, perché praticamente in questa zona sono già disponibili da un privato e verranno poi messi a disposizione quando arriveranno i turisti. Quindi ho evitato di metterli all'interno perché vuol dire poi avere una massima pulizia, svuotare comunque il WC, posizionare l'acqua, togli, rimetti. Sarebbe un po' un casino, un po' troppo da tenere sotto controllo, quindi ho preferito fare una cosa semplice che sia più grande e che permetta a più persone di starci all'interno. Adesso sapete perché ho costruito un letto da una piazza e mezza e perché ci sono anche queste due panche qua, perché queste fungeranno anche da letto, quindi un letto, due letti, altri due posti qua, e c'è anche tutto lo spazio sotto per posizionare gli zaini e tutto quello che serve. Quindi è stata fatta apposta in questo modo, appunto per essere adatta ai viaggiatori. Perché l'ho fatta rotonda? Semplicemente perché per me il viaggio vuol dire il mondo intero, e quindi perché non dargli la forma di un mondo, così come lo conosciamo, bello rotondo, perché sono sicuro che accoglierà tanti turisti da ogni parte della nostra amata Italia, ma anche del resto del mondo, se ci passano da qua e se ne vogliono usufruire. Quindi l'idea è buona, per me è bella, e sono felice di poter donare questa struttura al nostro paesino. Stanno un po' in bus già. Momentaneamente, Waliu, l'ho coperta, così sanno che è ancora in fase di elaborazione, abbiamo ancora un po' di lavori da fare, però finalmente sono felicissimo perché sta qua. La cosa buona è che ci sarà anche la corrente, ci sono i bagni, ci sono le docce, lì c'è anche una fontana che potrà essere utilizzata per riempire borraccio, quello che è, e quindi sono contento. Arrivati a questo punto, direi che è arrivato il momento di concludere questa giornata, e vi avviso che ci sarà un'inaugurazione per questa casetta, non sarà soltanto posizionata ma verrà anche inaugurata, e a breve vi svelerò anche la data e il nuovo progetto che partirà nei prossimi giorni. Ragazzi miei, fidatevi, sono sicuro che vi piacerà. Comunque, detto questo, io adesso vi saluto, e mi raccomando, se anche quest'altro video vi è piaciuto e anche l'idea, non dimenticate di mettere un mi piace, di condividere e di iscrivervi al canale. Noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao belli!